Interessante. Wow, you can really dance. Wow, you can really dance. Allora, stiamo testando per anche oggi questa nuova build che permette di fare caccia del survivor. Controllo i survivors intorno per poterlo sollevare, altrimenti si va a caccia anche da quelli. Insieme a questo li buttiamo a terra. Controllo dei survivors e dei generatori nelle vicinanze. Subito dopo che hai buttato uno a terra, magari tocchi il motore, altrimenti lo appendi e tocchi comunque qualche motore, mentre fai la pattuglia sui generatori intorno al gancio. Caso contrario, Discordia ci dirà subito dove stanno facendo i nabi, che serve anche per la partenza, oltre al fatto che usiamo lo schema dell'andare dalla parte opposta dal respawn del killer verso il lato destro-sinistro a seconda di dove tendeva il responder killer. Dovete essere bravi ad accorgervene della vostra posizione all'interno della mappa e capire qual è il punto più lontano della mappa. A volte sono un po' confusionari. Ad ogni modo, ricordate che anche loro si possono muovere velocemente e potrebbero trovarsi già a metà mappa, a uno dei due lati, ma sempre a metà mappa, lontano da voi, non vicino al muro, insomma, da dove siete, no, per carità, manco alla vostra destra e tanto meno alla vostra sinistra, sempre in fondo e semmai dalla metà verso uno dei due lati. Potrebbero essersi anche divisi, come abbiamo verificato proprio nell'ultima live che abbiamo caricato su YouTube, che si erano spostati subito 2-2 e stavano facendo i matti 2-2 allo stesso tempo, soprattutto. Infatti sono morti tutti e quattro, abbiamo preso pure il punto. Abbiamo fatto persino impietoso, ragazzi. Verso i due punti. Però ho notato che i Survivors non vogliono farsi schiavizzare, non tutti. Alcuni sì, alcuni no. Mettiamo la sveglia, alle 3 non possiamo più fare niente.
E mettiamoci il messaggio. No. Ok, tornata funzionante. Siamo live. Che è successo? Cos'era quella cosa? Ci ha fatto perdere il punto. Assurdo. Assurdo, assurdo, veramente assurdo. Assurdo come perdere i punti così, eh? Grazie. Grazie, grazie, devi vedere. Grazie, devi vedere che sei una merda. Grazie, devi vedere. Ci hai tolto i 2 punti. Grazie, grazie mille. Grazie per avermi tolto 2 punti. Punti, ragazzi. Il gioco si scollega e noi perdiamo 2 punti. Il motivo per il quale, vi ripeto tranquillamente, il rango non vuol dire niente, assolutamente niente.
Ah, eccoci qua. Ma che cavolo c'ha oggi di Day by Day, ragazzi? Si è scollegato e ci ha fatto perdere i punti senza. E ci ha fatto perdere i punti a buffo. Sempre belle sorprese. Vado a scoprire. Ciao bello, comunque sì, è vero, mi ha fatto perdere 2 pips scollegandosi da solo, perché il gioco è un pro. Il gioco è proprio un pro. Non mi frega niente il gioco. Tamakui 95, benvenuto. Qua stiamo facendo la nuova build di questa. Oh cavolo, manca qualcosa per i punti. Vabbè, va bene così, dai. Tanto mancano poco, mettiamo questa. Ha rotto le palle perché stavo già per arrivare. Oh, bello Pioras. Allora, questa nuova build è stupenda. E stavo già per arrivare a rank 2. Il gioco si scollega. Mi manca solamente un punto. Dico, vabbè, la faccio facile, me ne faccio pure 2 pips. Si scollega il gioco e mi toglie 2 pips. Quindi adesso sono di nuovo a 2 punti del rank 3. Mi mancava uno, mi mancano adesso 3. 2 punti di pips. Così, proprio perché ti sei scollegato, capito? Sei un giocatore scorretto, sei una merda, ti sei scollegato, fa. Quando dico che sono tutti falsi, mamma mia, quanto è vero. Sono bastardi. Questa nuova meccanica è fichissima, quella che ho appena messo. Perché tu sai che Bubba è Bubba. Quindi quando butto qualcuno a terra, se qualcuno urla. A parte che ho notato che se ne stanno zitti zitti buoni, ma però me ne accorgo, no? Poi vado tranquillamente, ignorantemente. Allora, con inganno, lo ripeto anche a te. Stavo già di nuovo quasi a rank 1, mi sono rotto le palle di giocare spirito e coso, quindi sono passato a Bubba. Con Bubba di nuovo stavo già per tornare a rank 1 tranquillamente, e mi sa che ci tornerà con questa nuova build che ho creato. Ed è veramente divertente e soprattutto è così devastante, il che vuol dire che io ogni volta che cerco di fare qualcosa di nuovo per divertirmi, lo faccio sempre per migliorare, no? E porca miseria, i risultati si vedono subito. Comunque ho spiegato già nell'altra live, all'inizio di questa live e così via, mo vedrai. Senza dover spiegare tutto, fammi giocare. Ok. Il più lontano sta là. Tanto lo sai, tutte le mie partite sono dei tutorial per chiunque. Proprio come ho detto io. Eccolo là.
Oppressione praticamente mi dà la posizione di tutto. Qua abbiamo già capito che si sono sentiti, non so nemmeno come abbiano fatto. Eccolo laggiù, l'altro generatore con due persone. Forse sono bastardi questi. Ok, li abbiamo tolto. Dobbiamo tornare a quell'altro. Ok, tutti e tre posizionati, li abbiamo già visti. Tanto vale che lo metto qua. Bene, così non hai paura della lanterna. Uno, non hai paura della lanterna, se sono troppo vicini li ammazzi. Di nuovo pressione. Hanno smesso di lavorare i motori. Ok, hanno smesso di lavorare il motore, quindi vogliono salvarlo. Eccolo là. Eroe. Andiamo là, l'abbiamo visto, è l'ora dell'eroe. Si è andata. Scollegata. Vedi, questo deve essere professionale. Eroe. Massima pressione. Ciao, eroe. Uno laggiù. Che ci sta a fa? Un motore. In singoli, eh? Non lo stanno facendo in due, in singoli. E tutto ciò riporta alla mia teoria di che Hanging Gun non serve a nulla. L'ho sempre detto che Hanging Gun non serve a nulla. Eroe. Non urla l'eroe. Il che vuol dire che non ci sta vicino. Ma sì, dai, usa colpo decisivo se ce l'hai, altrimenti GG. Non ce l'hai, peggio per te. Peggio per te. Ok, visto. Eroe. Forza, eroe. Eroe. Day by Daylight non è pronto per giocatori come me. Però degli dei. Questo è coreani. Sto aspettando che usa volontà d'acciaio il vecchio. Scollegato. Ti faccio salvare dal vecchio, aspetta un secondo. Salvalo, 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 salvalo. Sgancialo. Sgancialo!
Ti ordino di sganciarlo. Eroe. Oh, vieni a prendere l'amico tuo, eh? Famo finta di niente. Poi a me se mi vengono a dire, capito, questi streamers. A me dispiace perché lo sai che io sono buono e vado anche dagli streamers questi scarsi, no? Non sto parlando giustamente di Mariolino, per carità, questo lo voglio mettere in chiaro, ma vado da parecchi streamers scarsi. Che ci hanno ore e ore e ore e ore e ore. Ho imparato anche da loro un pochino, devo dire la verità. Però poi mi vengono a parlare di quante ore di gioco c'hai. E cazzate varie. Ma te pare che c'entra qualcosa? Oh, bella Spider-Man. Tamagotchi, spiegali a Spider-Man che cosa faccio. Perché Spider-Man pure sicuramente non ci crede quando io faccio le cose. Perché la gente guarda il singolo perk, non guarda la meccanica. Questa è la cosa triste. Il gioco è facile, cioè tu devi capire, no, che cosa fa il gioco e dopo di che giocare. Un altro colpetto qua, un altro colpetto qua e adesso andiamo giù. Che meraviglia. Vi ripeto ragazzi, le ore di gioco non c'entrano una minchia. No, ho finito le prove. Le ho finite le prove. Adesso sto già facendo le prove. Cioè, prove in privato le ho finite, ti ringrazio tantissimo, però adesso sto veramente facendo le prove di questa nuova build che mi sono creato, che serve praticamente per vincere facilmente. Ho semplificato il gioco. E soprattutto ho attaccato al potere più grosso che può avere Dead by Daylight, cioè la Voice Chat. Il Body Block sarebbe, e questo è il potere più grosso del gioco. Ok, meno male, l'ha sollevato, andiamo di nuovo per loro. Spero che lo risolleva di nuovo, così dopo butto il vecchio. Ok, eccolo là. Vai a sollevarlo. Vai a sollevarlo. Guarda, mi ti vengo vicino e non ti tocco. Vai a sollevarlo. Lo porto dall'amico suo perché se no non capisce. Cioè prima il gioco m'ha scollegato, m'ha tolto due pips. Bastardissimo proprio. Sono le partite con Buba, con questa build, le sto facendo veramente. Sollevalo. Vai a sollevare l'amico tuo. E non va. Vabbè, quando non vogliono giocare, raga, non mi resta altro che farli morire. Dai, vai, su. Vai a sollevarlo.
Vai, vai. Io ho fatto sì con la testa. Adesso il vecchio si mette a bodybloccare. Aspetta, aspetta, aspetta. Andiamo a fare i motori. I motori. Finite due motori almeno. Bravissimi. No, finisci il motore, finisci il motore. Intanto io faccio un po' di inseguimento. Almeno così mi ripiglio i due pips che mi ha fatto perdere il gioco. Oh, ma ha scollegato! Da Mugger o Rancuno! Bastardi! Ah, che noia però! Ok, andiamo all'altro. Proviamo. Così gli faccio fare sgancia. Ah, non l'ha sganciato, l'ha ammazzato direttamente. Peccato. Sì, li avevo già ammazzati, però sai cosa? Volevo vederli. A volte uno si distrae. Meglio ammazzare un po' di questi cosi, perché se no veramente ti perdi e va a finire che non li fai. Due punti magari? Grazie, meno male, grazie. Thanks, loves.
Cosplay TikTok. Code creator into Epic Store. Thanks. Scrivo pure i giochi che gioco, Fortnite, DVD, League of Legends, magari non lo conoscono, League of Legends. Have a good day.